Un'antica leggenda ruota attorno alla sorgente di Viserba di Rimini. Si narra del ritrovamento avvenuto tra l'anno 961 e 963 nel mare Adriatico di un'arca marmorea contenente il corpo di un martire, San Giuliano. Il martire, reo di essere confessore di Cristo, venne chiuso nell'arca con alcuni serpenti e sassi arenari, infine gettato in mare. Il luogo del ritrovamento del martire prese il nome appunto di Sacramora, ovvero fermata sacra, punto di riferimento da sempre per la comunità viserbese. Negli ultimi decenni l'incuria talentemente portato al degrado di questo sito, che per la sua valenza storica e religiosa ha invece un enorme valore. Per decenni i riminesi hanno infatti fatto la fila per bere l'acqua curativa fino al 2007, quando restò chiusa a causa di una querelle tra comune e proprietà. Le fontanelle da cui tutti potevano attingere hanno iniziato a perdere pezzi e il sito è stato lasciato a erbacce e rifiuti, fra rotture e malfunzionamenti mai riparati. Da poco è stata riaperta al pubblico. Nel tempo sono stati presentati diversi progetti di spostamento e riqualificazione delle fontanelle, ancora ad oggi mai concretizzati.